Ciao ragazze, allora oggi ho da soddisfare una richiesta. Crazy Missy e poi tanti altri numerini mi ha richiesto il rifacimento del look che ha Alessandra Amoroso nel video Senza Nuvole. Io ho cercato di farlo, di rifarlo al meglio. Questo è il risultato. È un look che lei utilizza sempre. Utilizza sempre un make-up che si basa su toni come il nero, il marrone e l'oro, sempre miscelati tra di loro o insieme al marrone, ecco. Spero ti piaccia, continuate a farmi le richieste, godetevi il video, un bacio grasso, ciao! Allora, iniziamo subito applicando una base. Io applico questa base dorata che tende un po' al marroncino. Da questa palettina della Gail Eyman prendo questa base in crema, questo ombretto cremoso che è dorato. Non è un ombretto dorato come può essere per esempio questo della Kiko. È proprio totalmente diverso, è un poco più scuro. Non so se vedete, sono due toni di oro completamente diversi. Cremoso. Ok, fatto questo, prendo un po', faccio un po' di mix di ombretti che sono sui toni dorati, ma è sempre un dorato molto spento, tendente al marroncino. Infatti farò un po' di mix tra questa palettina in prevalenza della linea Saint Club della Essence, questa è la numero 4, e prenderò questo dorato qui. Poi prenderò questo marroncino preso da una palettina della Compagnia delle Indie, e prenderò questo marroncino qui, sia questo color biscotto che questo, che invece un color caramello. Ma quello che farò risaltare di più, maggiormente, ecco, sarà questo. Lo porto. Ho preso infine questo qui, che applico per ultimo, e l'ho portato nella piega dell'occhio. Ok, fatto ciò, prendo un grigio scuro di Essence, se lo riesco ad aprire. Questo è il numero 4, Irresistible. No, 14, scusate. Sono pure ciecata oggi. Ed è questo grigio scuro qui. Lo prendo con un pennello di queste dimensioni, con cui io sfumo e mi trovo da Dio. Lo intingo di punta e inizio a portarlo nella piega dell'occhio e a buttarlo e a sfumare un po' in fuori il colore, per poi portarlo anche verso l'attaccatura delle ciglia. Quindi porto nella piega, porto in fuori e ritorno in dentro, se così si può dire, vicino all'attaccatore delle ciglia, e infine mischio. Una piccola, ecco, si creerà questa piccola codina che poi andremo un attimo ad attutire. Per il momento, e prendiamo una matita nera e tracciamo una riga piuttosto sottile lungo l'attaccatura delle ciglia, senza ciecarci gli occhi. E
Poi facciamo una codina. Così. Che cos'è? Una codina. E adesso prendiamo un pennellino piccolo e sfumiamo questa riga qui. E diciamo che possiamo anche sfumarla in su, perché tanto sopra riandremo a, diciamo, guardate che si sta molto ingrandendo questa linea. Tant'è che vedete che la loro è veramente poco adesso. Ma a noi interessa che prima di tutto questa sia un'ombra, questa matita diventi un'ombra, un'ombra scura, e poi possiamo anche mischiarla, ecco, sfumarla con l'oro, tanto lo riandremo ad applicare sopra. Io e lo tampono sopra nella parte centrale della palpebra, ecco. Prendiamo un colore chiaro che non sia shimmer. Io utilizzo questo colore qui che è un vaniglia, un po' giallognolo anche, ed è sempre di Bottega Verde. È molto neutro, come non si vede nulla di nulla. E sfumiamo questo ombretto che va un po' in fuori. Ok. Fatto ciò, riprendo il mio pennellino piccolo e lo intingo di punta nel grigio, perché andrò a sporcare le ciglia inferiori posizionandolo prima nell'angolo e portandolo anche fino a oltre metà occhio, tanto comunque il pennello non sarà carichissimo. Invece la prima parte dell'occhio la illuminerò sempre con questo dorato qui, quindi farò la stessa cosa, lo intingerò di punta e l'andrò ad applicare nell'angolo interno, quindi qui. Ok. Ora piego le mie ciglia e metto il mascara, nello specifico l'Essence Maximum Definition, e ci vediamo fra un minuto. Piego, ho messo il rimmel e poi ho applicato come blush questo blush della Nuva sui toni del marrone, questo, con un pennello ungolato, e dicevo ho applicato un lip gloss trasparente. Questo è il volume up di Essence, tra l'altro l'unico trasparente che io abbia, e poi applicherò al centro delle labbra questo rossetto sui toni del dorato un po' ramato. Lo applicherò con un pennellino e lo applicherò giusto al centro. Sia sopra che sotto. E poi con un altro pennellino da labbra pulito andrò un attimo a spargerlo un po' in fuori. Questo è il look finale. Spero vi piaccia, spero ti piaccia. Ci vediamo al prossimo video, un bacio, ciao e buon weekend!